buon anno a tutte e a tutti. Si riparte a bomba per un 2021 che mi auguro e vi auguro possa essere ricco di buona musica, tra nuove e clamorose scoperte e gradite riscoperte, il tutto condito da una massiccia dose di serenità. E si riparte proprio da dove ci eravamo lasciati con la live di qualche giorno fa, perché questo video non era previsto, ma ci tenevo a dire proprio due cose in più sui miei dischi preferiti dell'anno appena trascorso. Ciao, io sono Johnny e qui su Vinilicamente ti parlo di musica a 360 gradi, dischi in uscita, classici imperdibili, hi-fi e tanto altro legato a questo fantastico mondo. Eh già, questo video non era previsto perché contavo di dire tutto nella live di fine anno, poi però tra problemi tecnici di connessione e soprattutto per lasciare a tutti voi più spazio possibile, ho preferito ridurre il mio sui dischi preferiti del 2020. Anzi, visto che si parla della live, ne approfitto per scusarmi con tutti coloro ai quali non sono riuscito a rispondere in diretta, ma eravate veramente tantissimi. Eppure essendo in multitasking stile polipo, non sono proprio riuscito a dare soddisfazione a tutti. Toglietemi una curiosità. Vi piacerebbe vedere più live sul canale nel 2021? Fatemelo sapere commentando o iniziando il commento con hashtag live. Se ti piace il mio lavoro e vuoi sostenerlo concretamente, puoi acquistare i dischi e i prodotti di cui ti parlo nel mio negozio su Amazon. Se i dischi preferisci acquistarli dal tuo negoziante di fiducia, no problem, però se su Amazon acquisti altro puoi comunque supportarmi utilizzando il mio link personalizzato che trovi qui sotto in descrizione insieme a tutti gli altri link, compreso quello che ti rimanda al profilo Spotify di Vinilicamente, dove è presente la playlist con alcuni brani estratti dai dischi di questo video. Siamo pronti e si parte! A bomba! Ecco i miei 10 dischi preferiti del 2020. Il quadro di Troisi, il quadro di Troisi. Uno dei miei dischi dell'anno l'ho scoperto grazie a Sant'Algoritmo di YouTube, che mi ha proposto tra i video consigliati un brano di questo gioiello synth pop. Se proprio dovessi descrivervi in due parole il debutto omonimo del duo romano Il quadro di Troisi, vi direi esattamente questo. Synth pop in stato di grazia, costruito intorno alle musiche labirintiche di Donato Dozzi e alla voce ipnotica di Eva Geist. Un tuffo nel passato glorioso del synth pop italiano e uno sguardo verso il futuro, perché pur facendo riferimento a uno stile già ben decifrato dai nostri gusti e dai nostri neuroni, è uno dei dischi più freschi in quanto a idee del 2020 musicale tricolore. Se vi spegnete, I slept on the floor degli Another Sky. A proposito di voci femminili, in questo caso però straniere, nel 2020 abbiamo avuto l'imbarazzo della scelta, da Agnes Obel a Phoebe Bridgers, da Angela Olsen ad Adrian Lenker dei Big Thief, passando anche per Fiona Apple e Jenny Beth delle Savages. Ma quella che mi ha colpito di più è stata la voce possente, magnetica e accogliente di Catherine Vincent degli Another Sky, un quartetto londinese che impressiona per come riesce ad essere già bello quadrato e direzionato al disco di debutto. Tra Arcade Fire e Coldplay, l'art pop di I Slept on the Floor è per le mie orecchie come le ciliegie per le mie papille gustative.
un ascolto tira via l'altro ed è impossibile resistergli. Merce funebre di Tutti fenomeni. Merce funebre del giovane romano che si fa chiamare Tutti fenomeni è uscito a gennaio 2020. Ve ne avevo già parlato sul canale pronosticandolo come una delle sorprese più belle per l'anno che avremmo vissuto musicalmente. E tale è rimasto. Ma il merito non va alle mie doti divinatorie quanto al disco che spicca per personalità nell'affollatissimo filone dell'indie pop italiano. E proprio perché affollatissimo, quando qualcosa si distingue dalla massa, assume ancora più valore. C'è poco segnale, ti scrivo su WhatsApp. Sarà che alla produzione c'è l'esperienza di un guru del genere, Niccolò Contessa dei Cani? Ci sta. E a proposito di Contessa, proprio negli ultimi giorni, dopo anni di silenzio, ha pubblicato un nuovo brano su SoundCloud che si chiama Alla fine del sogno. Seguirà nuovo disco nel 2021? Punto interrogativo. L'hype è già alle stelle. Ma torniamo a Tutti i fenomeni e al suo Merce funebre che ascolto dopo ascolto si è confermato un disco veramente scrocchiarello. Testi tra il filosofico e lo spicciolo quotidiano, citazioni colte, intelligenza laterale, suonini catchy quanto basta e un pizzico del Battiato anni 80 trasferito di peso ai giorni nostri. Mescolate tutto, fate esplodere e otterrete Merce funebre, una delle perle più preziose del 2020 italiano musicale. Che prima o poi la corda si spezza e il giorno continua. Dal punto di vista culturale almeno l'Italia è già fallita. We are sent here by history di Shabaka and the Ancestors. Il jazz è un genere che più ascolti e più ti entra dentro. Che detto così mi rendo conto possa sembrare un po' ambigua come presentazione. Ma battute a parte, il jazz è proprio questo. Sulle prime magari può indispettire, viene da chiedersi ma dove sono i chitarroni distorti? Cosa sono tutti questi assoli senza un senso? Poi però se gli dai un po' di confidenza ti rapisce per sempre. Ecco perché almeno un disco jazz doveva esserci per forza nella mia top 10. Ho scelto We Are Sent Here by History di Shabaka and the Ancestors perché Shabaka Hutchins è giovanissimo ma è già una leggenda del jazz contemporaneo e soprattutto è una garanzia perché sempre grazie a lui abbiamo amato i grandi dischi dei Sons of Kemet e The Comet is Coming. Questo non è da meno, riesce a farti ballare al ritmo delle visioni e del suo splendido sax senza che tu te ne accorga. È in grado di farti innamorare di un genere che all'inizio può essere un po' respingente, ma poi regala ore di estasi. Forever di Francesco Bianconi. Forever è il debutto solista di Francesco Bianconi, già leader dei Baustelle, un disco inizialmente previsto per i primi mesi del 2020, poi complice il Covid è stato posticipato a fine anno e questo ha sicuramente giovato alla fruizione di un album molto intimo, crepuscolare, insomma il compagno ideale nelle giornate fredde e piovose di questo inverno. Sublime ascoltarlo sorseggiando un tè caldo, facendoci cullare dalla voce di Bianconi che a tratti ricorda quella dell'immenso Fabrizio De André e poi facendoci cullare anche dalla sua poetica che abbiamo già apprezzato nei Baustelle, ma che qui con questi arrangiamenti secondo me trova una via espressiva ancora più efficace.
Devo anche dire che trovo confortante che alcuni artisti come Bianconi nel loro percorso abbiano ancora voglia di rischiare, perché diciamocelo senza tanti giri di parole, Forever è una mattonata pazzesca se lo si paragona alla musica che va per la maggiore nel nostro paese. Nel grigiore intellettuale e morale dei media italiani, Bianconi è l'abito colto che sta bene su tutto, e meno male che ha indossato queste canzoni anche per il nostro bene. Perché conosco bene gli uomini, racconto i loro demoni, ma non riesco a vivere coi miei. Perché io puntualmente evito l'abisso per paura di incontrarlo quando il giorno arriverà. Perché mi pagano per scrivere, io sono bravo a fingere, a far bella figura in società, alla mostra delle atrocità. Serpent in Prison di Matt Berninger. Il mio amore per i The National è dovuto in gran parte alla voce di questo tizio qua, Matt Berninger, e non a caso ne parlo subito dopo Francesco Bianconi, perché hanno entrambi voci baritonali molto caratterizzate che danno l'impressione di portare a galla, partendo dalle budella, tutti i vortici che hanno dentro. A tratti il cantato di Berninger è quasi uno sbiascicato, ma che ha una potenza espressiva disarmante. Serpent in Prison è un disco che rimane nel tempo per i suoi testi, ma soprattutto per i suoi arrangiamenti curatissimi, tanto che a tratti sembra di ascoltare un mix dei migliori U2 con i Tindersticks meno claustrofobici. E appunto, la voce di Berninger è l'interruttore che fa accendere il lampadario. È rotonda, pastosa e accogliente, anche quando canta delle difficoltà nei rapporti e nelle azioni di tutti i giorni. Un disco da far ascoltare a chi vogliamo bene. Do not forgive me, I'm a reptile. You say I'm a lie, I'm hard to take. I think you're just drinking the water. I walk into walls and I lay awake. I don't wanna give it to my daughter. Total submission, I've seen a vision. Everyone's screaming, I've been daydreaming. I'm sorry I'm fishing without permission. Tell her I'm missing. In a serpentine prison. Mi ero perso il cuore di Cristiano Godano. Mi ero perso il cuore è il debutto solista di Cristiano Godano dei Marlene Kunz. Quante emozioni e quanti ricordi devo al gruppo di Cuneo? Troppi! Anche questo disco non delude, anzi, c'è veramente tanto materiale umano e musicale da approfondire, naturalmente prendendoci il giusto tempo per metabolizzarlo, soprattutto se all'inizio rimaniamo un po' spiazzati dalle atmosfere così diverse dai brani più iconici dei Marlene. C'è tanto mestiere, in senso positivo, chiaramente, ospiti illustri e bei testi, da non farsi scappare soprattutto l'edizione in vinile, che ha un brano in più rispetto alla versione liquida e CD. Così triste farlo in solitudine, quando in furia il tempo è terribile, come ti va? Ultimate Success Today dei Proto Martyr. Tre dischi in uno per la rivincita e il dominio del post-punk. Tre grandi album che in molti avete apprezzato perché già conoscevate i protagonisti o che alcuni di voi hanno scoperto grazie alle varie
puntate dedicate ai dischi in uscita qui sul canale. Se proprio devo sceglierne uno, visto che sono una vocal bitch, ma anche una sax bitch, scelgo i Proto Martyr, che con la voce di Joe Casey e il sax di Processed by the Boys, la seconda canzone, mi stendono a ogni viaggio che Ultimate Success Today fa sul piatto del giradischi. Ristampa dell'anno. Ristampa del 2020 per me, epica, etica, etnica, pathos dei CCCP, e tutti i motivi li trovate in questo video. Meritano di essere ricordate anche tutte le ristampe jazz curate maniacalmente da Acoustic Sounds, e vi anticipo che nel 2021 arriverà finalmente il video dedicato ad alcune delle migliori ristampe audiophile in circolazione, per cui rimanete collegati con la campanellina attivata. Altri dischi italiani e stranieri che meritano una menzione speciale. E prima di arrivare ai due dischi che ho ascoltato e che mi sono piaciuti di più in questo 2020, ci tengo a fare anche una carrellata velocissima su altri bei titoli che non sono nella mia top 10, ma meritano assolutamente di essere ricordati, ognuno per motivi diversi. Eccoli, in ordine rigorosamente sparso: Tocca Terra di Emma Nolde, poi Fiori Recisi, anche questo CD del Silenzio delle Vergini, poi Scritto nelle Stelle di Gammon, l'ultima casa accogliente degli Zen Circus, Post Nebbia con Canale Paesaggi, il titolo del disco è Canale Paesaggi, la band è Post Nebbia, il mitico Molteni con Senza Eredità, I Mortali con La Pesce di Martino, Holden, Prima che sia troppo tardi, 20 di Giorgio Canali e Rosso Fuoco, volume 4 di Gianni Maroccolo, e poi non sono riuscito a ritrovare, perché ve l'ho già fatto vedere in un video, ma non so che fine abbia fatto, un bel disco di metal italiano, In Moto dei Nero di Marte. E poi in edizione solo digitale, quindi no CD, no vinile, c'è 9 canzoni che non ricordo di aver scritto di 9. Per i dischi stranieri c'è un po' più di roba da far vedere, da menzionare, da ricordare. Anche qui sarò molto veloce, anche perché il peso è considerevole. Miopia di Agnes Obel, il grande Bob Dylan con Rough and Rowdy Ways, va ricordato assolutamente. Monument di Keaton Hanson, il boss non poteva mancare con Letter to You, Live in Ghent dei grandissimi Brutus, Home Ground dell'altro zio del rock Neil Young, il grande Nick Cave con Idiot Prayer, un altro bel live, Live Drugs dei War on Drugs, stupendo, poi la fantastica Angel Olsen con Wall New Mess, un po' di rap hip hop, Run the Jewels con Run the Jewels 4, Metz con Atlas Vending, Grey del mitico Moses Sumney, Vertigo degli Zach Sabbath, Rosin Machine di Rosin Murphy, un altro bel disco, non un altro, un bel disco pop dance, Fiona Apple non poteva mancare nel bene e nel male, comunque va ricordata in questo 2020 perché è un artista che, a parte tutto, amo molto da Tidal, dal disco di debutto, i Dream Syndicate, fantastici, On and On di Daniel Blumberg e Porridge Radio con Every Bed. Trovate tutti questi dischi nella sezione apposita del mio negozio su Amazon, denominata Oltre la Top 10 2020, e con lo stesso nome trovate anche la playlist su Spotify. Il link alla playlist e il link al negozio sono qui sotto in descrizione. Mi raccomando, se fate degli acquisti dal mio negozio, fateli sempre da PC o da Mac,
da browser web, insomma, altrimenti l'app telefonica non collega il vostro acquisto al mio link. Se ci avete fatto caso, non ho assegnato alcuna posizione ai dischi di cui vi ho parlato, e l'ho fatto di proposito perché questi sono i dischi che ho ascoltato di più nel 2020, non quelli necessariamente più belli. Faccio eccezione solo per i miei dischi dell'anno, italiano e straniero, ai quali assegno un riconoscimento particolare, anche perché hanno molte cose in comune, pur essendo diversissimi tra di loro, e li unisce soprattutto il fatto che io li senta profondamente legati a tutte le difficoltà che abbiamo vissuto nel 2020. Black Foxes dei Black Foxes. Il disco straniero dell'anno per me è l'omonimo dei Black Foxes, un po' perché mi è stato consigliato da uno di voi e quindi dimostra ancora una volta la forza di questa community di cui vado profondamente orgoglioso, e un po' perché rappresenta il mio 2020, un anno faticoso sotto molti aspetti. Diciamo che il mio 2020 si racchiude nell'ultimo minuto della canzone Swim, dove la chitarra se ne sbatte dell'impalcatura di tutta la canzone e tira dritto fino alla fine in una bella cavalcata distorta. Un po' come se il Covid tentasse di buttarmela in quel posto e io gli rispondessi con un grandissimo dito medio. Black Foxes è un album pieno di saliscendi emotivi e sonici, un disco tossico, disperato, con la voce malata di Mark Holley che impreziosisce melodie già molto orecchiabili, proprio come succedeva nei mitici anni 90 in cui io e molti di voi sono cresciuti musicalmente. Melodia e frastuono, cosa c'è di meglio? E poi lo sapete, certe direzioni sonore conosciute nella nostra adolescenza rimangono per sempre impresse nel nostro DNA, e i Black Foxes ne sono la dimostrazione lampante. Questo disco è come tornare a casa dopo un lungo e faticoso viaggio. Cosa faremo da grandi di Lucio Corsi. Il 30 gennaio 2020, a pochi giorni dalla scomparsa del grande Black Mamba Kobe Bryant, veniva pubblicato questo video in cui mi esprimevo così. Insomma, non c'è bisogno di aspettare la top 10 di fine anno per dirvi che questo è uno dei miei dischi italiano del 2020, italiani, scusate, del 2020. Compratelo, assolutamente. Vi confesso che partivo da una grande dose di entusiasmo per questo giovane cantautore maremmano che avevo già ricordato più volte qui sul canale anche per il disco precedente, Bestiario Musicale. Alla fine della fiera, Cosa faremo da grandi non è solo il mio disco italiano dell'anno, è più semplicemente il mio disco dell'anno, perché è la poesia più bella in un 2020 orribile, e c'era bisogno di poesia e anche un po' di leggerezza in un anno come quello. È come se Gianni Rodari si fosse reincarnato in Lucio Corsi e si fosse messo a scrivere e cantare canzoni. Lucio Corsi vive in un mondo tutto suo, ed è un mondo in cui gli animali sono i protagonisti e i suoi amici sono troppo secchi e fragili e volano via, gli devono mettere i sassi nelle tasche, altrimenti si perdono. Io lo ritengo un autentico fuoriclasse e questo per me è un capolavoro. L'altra sera, in live, qualcuno di voi chiedeva quale disco del 2020 ci ricorderemo tra 20 anni. Ecco, io sicuramente mi ricorderò di questo. Passò in TV fischiando nei televisori di casa in casa, ma senza muovere niente, da quel giorno per le strade di Trieste
gente convinta che il vento no, non era un freno ma una spinta. Che il vento no, non era un freno ma una spinta. È tutto per oggi e per il primo video del 2021. Non ho assolutamente dubbi sul fatto che anche quest'anno potrà essere interessante dal punto di vista musicale, perché ogni anno qualcosa di buono esce sempre, per cui anche quest'anno avremo tanti bei dischi da ascoltare. Spero davvero che oltre alla buona musica torni anche un po' di serenità e che potremo incontrarci ad un concerto, in libreria, al cinema o naturalmente in un negozio di dischi. A presto e buoni ascolti! Passò in TV lasciando di stucco un camionista che si riposa per qualche ora in un bar. Da quel giorno per le strade di Trieste vive gente con